ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. In occasione della giornata dedicata ai lavoratori, la CGIL Pescara pone una riflessione sulle condizioni delle donne ancora poco tutelate, soprattutto nelle regioni del sud. Redditi bassi e ancora poca flessibilità caratterizzano l'occupazione al femminile. Con la piattaforma Belle Ciao, oltre alla formazione, si sta cercando di porre le basi per un futuro migliore, ma la strada è ancora lunga. Quali sono le criticità, se ci sono, che sono emerse? Le criticità intanto è il livello di occupazione femminile. Questa è la prima criticità. La seconda criticità è che le aziende non sempre vogliono sentir parlare di contrattazione in ottica di genere. Per loro i lavoratori sono neutri e non c'è questa distinzione tra donne e uomini. Invece la contrattazione non può essere neutra, cioè ha una ricaduta diversa se rivolta ad una donna rispetto a un uomo. Noi vogliamo introdurre questa contrattazione nell'ottica di genere in tutte le aziende, in tutti i luoghi, anche enti locali.